amici di Unite, come promesso ci ritroviamo ancora all'aperto, ancora con la luce del sole e non di notte nei locali dove si fa musica, dove si balla. Abbiamo aperto questa grande finestra allo sport sul nostro sito ufficiale unite.it, seguiteci sia sul sito sia sulle nostre pagine, saremo anche in diretta radiofonica in collaborazione con Radio Movida, abbiamo aperto una collaborazione anche con la testata giornalistica Il Crotonese, quindi veramente ce n'è per tutti. Oggi siamo al Club Velico, scuola di kite, scuola di windsurf, scuola di surf, e siamo qui per assistere un po' a quelle che sono le prime lezioni che gli allievi scelgono di fare proprio qui con gli istruttori del Club Velico. Il Lido JC vi aspetta e noi ci siamo anche con le nostre telecamere. Unite, seguiteci. E poi all'improvviso trovo qualcuno che conosciamo per quanto riguarda un po', parlavo di Unite, parlavo di vita notturna, però trovo qualcuno che di notte fa vita notturna comunque in giro per i locali, però fresco e pimpante di giorno per le prime lezioni di kitesurf al Club Velico. Dopo tanto sport estremo tra snowboard, wakeboard, sci nautico, equitazione e quant'altro, Non poteva mancare il kite. Quindi ragazzi, la prima esperienza è stata ottima, mi sono divertito molto e devo dire la verità, quando si incomincia a giocare con i venti e incomincia a capire i venti, nasce un'adrenalina veramente abbastanza forte che non provo da tempo. Dai tempi, diciamo, di quando ci lanciavamo da Valle dell'Inferno sulla neve in Col di Lorica a 90 km orari. Ebbene, con il signor Candido ci troviamo qui al Club Velico e vi ricordo ancora che siamo sulla spiaggia, diciamo, di Gabbella, zona nord di Crotone, dove è nato questo splendido spot per gli appassionati di kitesurf, dove potete trovare anche una buona accoglienza per quanto riguarda il Lido Balneare, che quest'anno è ribattezzato JC, ma il Club Velico vi dà appuntamento con tutti gli istruttori, quindi seguiteci ancora, noi vi daremo tante tante notizie.